Ben approdati nuovamente sul mio canale! Finalmente riesco a registrare un video che vi avevo annunciato già da tempo, ma avevo bisogno di mettere insieme tutti i pezzi e di avere alcune conferme. E sto parlando del video dei dupes. Tantissimi dupes low cost di prodotti famosi o di prodotti che magari non si trovano più. E insomma, gente, io vi snocciolerò la mia lista. Alcuni sono perfettamente identici, alcuni ci si avvicinano molto, alcuni sono degli ottimi succedanei. Quindi, visto che la roba è tanta come sempre, perché io poca non la riesco a fa, andiamo a incominciare. Or dunque, il tempo oggi è clemente, a Roma ha fatto una bella sgrullata, sento una leggera brezzolina per nulla fosa che entra dalla finestra, infatti c'ho la finestra aperta, perché chiusa non se può, quindi macchine che passano nelle pozzanghere, mia madre che si attraffica in cucina, tutto regular, tutto come sempre. Ma partiamo con i primi prodotti. E tutti i rumori più strani ovviamente spuntano adesso, ma vi faccio vedere. Allora, innanzitutto un nostro caro amico, un prodotto Astra. Io di Astra c'ho praticamente ormai quasi tutto, manca solo la fabbrica. E questo è il Ritual Gold Serum Oil di Astra, che contiene queste micro particelle dorate. È un siero che va a rendere la pelle più elastica, più morbida e a dare quella luminosità naturale che sembra proprio venire dall'interno. E abbiamo un altro prodotto che fa esattamente questo effetto. Ottimo per le pelli secche. Io riesco anche, grazie a questo, ma anche all'altro, a far funzionare dei fondotinta un po' corposi su una pelle piuttosto arida e matura. E sto parlando del Farsali Gold. Ora, queste ovviamente sono tutte mie supposizioni, nel 70% dei casi ci sono alcuni prodotti di cui ho sentito parlare e poi ho confermato che era così, che erano dei dupe. E questo me ne sono accorta io, gente, nel momento in cui ho usato questo olio ed ho riscontrato lo stesso medesimo effetto. E tra l'altro il Farsali, oltre a costare 48 euro contro gli 8,90 di quello di Astra, non si trova manco più, quantomeno da Sephora. Io non lo trovo più né in store né sul sito. Quindi, che dire, Farsali, te saluto e ben arrivato, Astra. Tra l'altro quello di Astra è molto meno unto rispetto a quello di Farsali e si assorbe anche più facilmente, più agevolmente. Altro dupe di Astra, questo è l'ultimo che ho sgamato e gente, anzi altro dupe, vabbè insomma, se siamo capiti. Questa è una delle nuove uscite di Astra, la lozione idratante leggera per il viso della linea skincare di Astra, con il 92% di ingredienti di origine naturale, idrata e riequilibra, ma non solo, ha anche un effetto illuminante della pelle, va a minimizzare leggermente i pori e va a dare proprio un effetto vellutato, lisciante. È piacevolissima da stendere, ha una texture fondente che è proprio, mentre la stendete sentite proprio che la pelle diventa pesca. È pazzesco questo idratante. Ha una formulazione liquida, ma come ho detto sembra quasi una mousse, più che una mousse, un creme caramel, una panna cotta. E ho provato recentemente, lo sto provando da qualche giorno, un prodotto della Sheikona, Huda Beauty, della sua linea Wishful. Questo è Honey Balm ed è praticamente una crema idratante in formula gelée.
oltre ad essere idratante, va a fare appunto un effetto illuminante e un effetto di minimizzazione dei pori e di lisciamento della pelle. Gente, io vi posso dire che anche la texture è quasi identica. L'unica differenza è che la lozione di Astra, in quanto lozione, ha una formula leggermente più liquida, mentre invece questa è leggermente più compatta, ma anche alla stesura l'esperienza sensoriale sul viso è la stessa. L'effetto finale è lo stesso. Pelle vellutata, smussata, con i pori minimizzati, e effetto pelle di pesca. Quindi, che dire? Viva Astra! Anche perché anche questa mi sembra che costi o 6,90 o 7,90, non ricordo, contro quella di Wishful, che è la linea skincare di Huda Beauty, che credo venga intorno ai 40 euro. Diciamo che secondo me questi erano alcuni tra quelli più cicciosi. Poi, sempre un sostitutivo, e questo perché, ahimè, becca ad ottobre, chiude definitivamente i battenti, e già non ci sono nuove uscite da diversi mesi, e ora penso che tutti i siti e i negozi stiano smaltendo i prodotti becca che sono rimasti, e così come l'azienda stessa. E io ho trovato un dupe di un illuminante di becca, che tra l'altro mi piace da morire, e che credo fosse una limited, presente solo in questa palette che vi farò vedere, che non è neanche più in commercio, quindi doppiamente non reperibile. E il dupe è questo illuminante pazzesco, che tra l'altro vi ho già consigliato, della Fruit Explosion, il numero 02 Coral Sunset, ed è il dupe di un illuminante di becca che si chiama Beach Nectar, presente in questa palette in collaborazione con Chrissy Teigen, mi sembra. E l'illuminante in questione è questo. E già, così visivamente potete notare, io ho avuto una sorta di folgorazione quando ho nuovamente tirato fuori questa palette. Ma ve lo faccio vedere un attimo swatchato. Ecco qua, gente. Ditemi voi. Visto che gli illuminanti di becca sono uno dei suoi punti forti, uno dei prodotti che ha reso il brand più famoso, riuscire ad avere, diciamo, ancora un qualcosa di quasi identico a ciò che becca riusciva a produrre non è affatto male. E ne ho trovato anche un altro di dupe, di un illuminante di becca, uno tra i più famosi. Comunque, questo vi dà proprio la stessa allure, la burrosità, anche la texture ottima in entrambi, quindi io lo trovo un ottimo succedaneo, un ottimo dupe. E qui andrò a riesumare una vecchia gloria che, per chi è su YouTube da tanto tempo come me, che col canale ho cominciato da soltanto 3 anni, ma è dal 2008 che giro su YouTube, vi tiro fuori questo. Questo è di Puro Bio, è un illuminante che ha cavalcato la cresta dell'onda anni fa per veramente tanto tempo, forse più intorno al 2010. E la colorazione che vi vado ad indicare è la 01, spero si veda. E una delle mie migliori amiche, Ilaria, mi ha chiesto di trovargli il dupe di un illuminante di becca, che è quello che lei trova le stia meglio, ed è Opal. Sono andata a spulciare fra tutti gli illuminanti che ho, e questo sinceramente mi sembra proprio quello che ci si avvicina di più. Non ve li posso far vedere in cialda confrontati, perché come gli illuminanti di becca, anche quelli di Puro Bio hanno il vizio de rompese, anche solo si guardi. Però insomma, ecco, già così potete vedere che, quando le ho detto infatti che questo è il dupe quasi perfetto, lei comunque mi ha detto sì, in effetti anche quello di Puro Bio è uno dei pochi illuminanti che mi stanno bene. Ora ve li vado a swatchare. Ed eccoli qua. Se posso essere schietta, forse quello di Puro Bio è addirittura più luminoso, perché proprio di questo illuminante la cosa che l'ha reso così famoso è la sua
potenza. Ha una grana un pochino spessa, ma se ben dosato può dare veramente grandi, grandi soddisfazioni. E comunque stupendi. Guardate qua. Tra l'altro Opal è l'unico, dicono, mi sei frantumata la cialda degli illuminanti Becca che ho. Ora andiamo su un classicone. In realtà è stato proprio doppiato non si sa quante volte. E stiamo parlando di Orgasm di Nars. Questa è una Max Italia che io ho acquistato, essendo proprio fissatissima, da 28 grammi. Penso che la lascerò in eredità ai miei pro nipoti. Comunque. Ecco qua la cialda più conosciuta sulla faccia del pianeta Beauty. E ho trovato due dupe. E uno è, diciamo, quasi in gamma permanente da Revolution, fa parte dei Vivi Baked Highlighter, ma in realtà è un blush luminoso e si chiama Rose Gold Lights. E l'altro invece è un prodotto che vi ho consigliato tantissimo ultimamente, una mia recente scoperta e ci sto veramente infissaggiante, ed è il Cheek Lover Oil Infused Blush di Catrice. La colorazione Blooming Hibiscus numero 010. E qui siamo, gente. Uno dei due è leggermente meno pertinente. Diciamo che a parer mio quello che somiglia di più è questo. Ma anche questo. Anche se forse questo è leggermente più caldo, questo è leggermente più rosa fragola. Comunque, andiamo a confrontare gli swatches. Allora, quello al centro è Orgasm. Questo qui è il Vivid Baked Highlighter. Ed è, cioè, sono praticamente identici. Come vedete, quello di Catrice ha una maggiore intensità, perché una delle caratteristiche dell'Orgasm di Nars è che la cialda è, sebbene burrosa, pressatissima, quindi, e non è un male, anzi, per i blush e per le polveri viso in generale trovo che sia un bene il fatto che non abbiano subito un payoff a bomba, in modo che ci consente di poter stratificare e modulare l'intensità e di non far sermacchione o i pomelli d'Heidi, voglio dire. Questi due proprio perfetti, però in alternativa, se ben modulato e sfumato, può andare benissimo anche quest'altro. E voilà. Ora, un'altra cosa bella cicciosa, ed è questo, che è un prodotto che vi sto spammando in maniera vergognosa, e sono i Superstay in Crayon di Maybelline. Insomma, così si pronuncia bene. Ditemelo nei commenti, ma fido. Questa è la colorazione 15, Lead the Way, e quella che indosso oggi con la matita Brownie delle Wacom Pro Lip Pencil numero 216, ma dai, strano, non lo usi mai quella matita. E questo è praticamente il dupe di un rossetto di Charlotte Tilbury, ma non di un rossetto a caso, bensì del rossetto iconico di Charlotte Tilbury, di cui io ho una supposta in dotazione, ed è Pillow Talk. E questa me l'ha segnalato Ilaria, una mia amica praticamente storica da secoli, e adesso vi faccio vedere. Pillow Talk, e posso dirvi che anche la formulazione sembra identica, solo che questo si fissa le ganze, ne ho più. E voilà, guardate che roba, perfettamente identico. E che dire, questo sta intorno ai 10 euro contro 30, ma chi ce lo fa fa? Ora, vediamoci alcuni dupe di cui non ho modo di fare il confronto perché non posseggo l'originale.
Però anche affidandomi alle considerazioni di altri youtuber, di altri makeup addict, makeup lover, makeup artist, posso segnalarveli come dupe o comunque come prodotti che vanno tranquillamente a sostituire egregiamente l'originale. Allora, intanto parliamo di questi, che sono gli ombretti di XX Revolution, che è la linea quella un po' più figa, The Revolution Makeup, che ha praticamente clonato gli ombretti di Natasciona Denona, i Triochrome. E questi sono degli ombretti veramente ottimi. Io li ho già utilizzati in più di un'occasione, li ho utilizzati anche in video con voi, avete potuto vederli all'opera, e sono degli ombretti spettacolari. E costano la metà, se non addirittura un terzo, rispetto a quelli di Natasciona Denona, e credo che le colorazioni disponibili siano molto molto simili. Vi cercherò una foto e ve la lascerò o qua, non mi ricordo mai. Altro prodotto con cui purtroppo non posso fare il confronto, ma so per certo che è praticamente il dupe, è questo gloss. Questo gloss sarebbe il dupe del gloss di Fenty Beauty, mi sembra che si chiami Diamond Milk. Vi metterò poi il nome esatto con la foto o di qua, come sempre. Questi gloss di Astra sono pazzeschissimi e hanno una formulazione ottima, non fanno per nulla rimpiangere i gloss di Fenty Beauty, però vi fanno sorridere il portafoglio, per cui eccolo qua. E questa è la colorazione numero 01. Ah, ovviamente vi lascerò poi l'elenco dei dupe con le varie corrispondenze giù nell'info box. Altro prodotto che ormai è stato proprio dichiarato apertamente è questo, ed è il fantastico illuminante della collezione Dolce Diva di Kiko. Io penso che sia uno dei prodotti migliori che Kiko abbia mai lanciato sul mercato. È un illuminante pazzesco che ricorda nel pack e nell'applicatore l'illuminante di Charlotte Tilbury e che ha una performance assolutamente pazzesca e favolosissima. È quindi un prodotto che vi consiglio assolutamente di non farvi scappare, e io devo andare a fare backup prima che lo tolghino. La colorazione che ho io è la numero 01. Un prodotto che appena l'aprirò vi renderete conto, ed è la palette che ho utilizzato per il look che indosso oggi e che è anche in smaltimento barra rotazione, è questa palette qua, fortemente ispirata alla Metropolis di Natasciona Denona. E che dire, gente, è una palette che ha veramente un'ottima qualità. Io in 3, 2, 1 ho tirato fuori questo look con 3-4 ombrettini, e guardate come si sfumano, guardate la luminosità, cioè bellissima, burrosi e durano tanto, perché questa palette, come potete vedere, l'ho usata già in molte occasioni e mi vedrete diversi look realizzati proprio con questa palette, perché ovviamente in rotazione. Questa ve la consiglio tantissimo, la trovate sul sito di Shein nel reparto Beauty She Glam e dovrebbe essere intorno agli 8 euro, delle volte anche scontata. Mi raccomando, tenete d'occhio, dateci un'occhiata. Altra palette con fortissimi echi, certi echi, è questa qui, ed ha diciamo dei riecheggiamenti potenti con la Rose Gold di Huda Beauty. Una delle differenze principali è che questi ombretti performano da panico, gente, sono veramente paurosi, mentre purtroppo la Rose Gold di Huda Beauty, diciamo che non aveva le stesse buone qualità. Forse possono differire leggermente alcune delle colorazioni, ma vi dico, questa è una palette da non farsi per niente scappare, e invece di andare a dare 70 euro alla Sheikha, dategliene 15 a Catrice e divertitevi. Questa è una palette che non ho ancora provato, però ve la segnalo perché
Una volta che l'ho aperta, gente, ho avuto un fortissimo déjà vu. Ora, togliamo tutte le plastichine, robe, cose. Mo, ditemi voi se non vi ricorda una famosissima palette. La Naked Heat. Di dimensioni fortemente ridotte rispetto all'originale, ma vi assicuro, ricorda tantissimo. E, ho sbocciato le polveri e sbocciate. Non promettono affatto male. Diciamo che c'è qualche lieve differenza in alcuni dei colori. Questi due, ad esempio, sono... Ecco, diciamo questo. Tutta la palette è più sul caldo, mentre invece la Naked Heat, per essere heat, tra l'altro, una palette che vuole ricordare il fuego, ha molti degli ombretti che virano un po' troppo sul borgogna. Quindi io considererei più hit questa di quella. Quasi. Ancora non l'ho provata, ma voglio fare un video con questa palette. Fatemi sapere se vi interessa. E il brand è Eye Candy London. Questa palette l'ho trovata in una mystery bag di Pink Panda. Al momento in cui sto girando questo video non ho ancora controllato se sul sito è ancora rivenduta. Se trovo qualcosa rispetto a dove procurarsela, ve lo lascio nell'info box accanto al nome del prodotto nell'elenco che vi farò. Un pochino dei prodotti labbra, ma questi sono conosciutissimi ormai come dupe. Comunque ci tenevo ad inserirveli per ricordarveli, e poi magari c'è anche qualcuno che potrebbe non saperlo. E sono, ve li faccio vedere insieme, eccoli qui. Astra, a quanto pare, ha stalkerato Fenty Beauty parecchio. E quindi abbiamo con il numero 03 il dupe del Gloss Fussy di Fenty Beauty. E invece con il numero 04 il dupe dell'intramontabile, nonché il The First Fenty Glow. Mi ricordo il nome, ho quasi finito perché se lo lascio in verticale così praticamente arriva qua sotto, però mi ricordo il nome. Comunque questi sono altri dupe che se ancora non vi siete procurati, fatelo. Di questo sono super felice perché questo è il mio gloss preferito di Huda Beauty. Bellissimo ed è Shameless, io l'ho trovato nel kit e lo stavo centellinando, anche se, cioè, guardate, è praticamente già arrivato a metà. Lo stavo centellinando proprio perché non mi sembrava ci fosse tra quelli in taglia grande, o quantomeno sul sito non c'era al momento in cui lo cercavo e non volevo mi finisse. Quando un giorno sono andata a vedere i nuovi gloss di Sephora e questo è uno dei nuovi gloss di Sephora. Il numero è, non se legge una mazza, diventerò cieca molto presto. E infatti, a quanto pare ce l'hanno fatta a scriverlo più grande finalmente. 145 special. E ditemi voi se non sono identici. Quanto sono felice. Questi ve li swatcho. Perfettamente identici. Sephora, te se ama. Wow. E questo costa solo 10 euro, mentre questo 20. Due palette ancora. Vabbè, una ormai notissima, il dupe della Sultry di Anastasia Beverly Hills, ed eccolo qua. Ed è questa palette di Revolution. Vi ho fatto anche un video in cui mi trucco da una parte con una e da una parte con l'altra. Se mi ricordo ve lo lascio nelle schede o di qua o di qua. E quindi le metto a confronto.
E devo dire che a parte qualche cialda che magari performa leggermente meno, dà un po' più di difficoltà, soprattutto tra gli scuri, nello sfumarla, ma con un po' di pazienza alla fine si fa, è veramente un ottimo, ottimo dupe. E ve lo consiglio. Unica differenza è che queste sono 15 cialde, mentre le altre sono 14, e rispetto alla Sultry c'è questo grigio, quasi canna di fucile, grigio acciaio in più. Un'altra che mi ha veramente stupefatto, e a questo punto sarà d'obbligo anche fare un video mettendole a confronto, è il dupe della Naked Smokey di Urban Decay, che tra l'altro non è più in commercio, quindi per chi voleva provarla, voleva provare questo shade range, ho trovato identica. Ora ve la faccio vedere. Questa è di Vibo. Ora tolgo il pennello perché sennò mi cade. Come ve la posso fare? Ah, ecco. Scusatemi, scusatemi. Qui c'è qualcosa che non va. Vedo doppio. Ebbene sì, è perfettamente identica. E sinceramente, a occhio, se posso permettermi, prevedo che forse questa sia anche un attimino più performante. Se volete facciamo un video in cui le mettiamo a confronto. Questa non si trova più, ma per i nostalgici o per chi sono amanti di questo tipo di shade range o vogliono provarla, c'è la possibilità di acquistare quella di Vibo. Mi sembra sta intorno ai 10 euro, quindi proprio un quarto rispetto a quella della Urban Decay. Quindi ottimo, direi. E con quest'ultimo prodotto la mia carrellata di dupe per ora finisce qui, ma spero di poterne mettere insieme un altro bel po' da consigliarvi tra tutti i prodotti che sto testando e dovrò testare e dovrò acquistare delle nuove uscite. Credo che potremmo essere nuovamente così fortunate. Spero con questo mio video di avervi dato qualche dritta, qualche consiglio interessante, di avervi consigliato, fatto scoprire qualche prodotto che vi svolta la vita e vi salva il portafoglio. Vi aspetto come sempre giù nei commenti per sapere cosa ne pensate dei prodotti che vi ho segnalato. E che dire, come sempre, vi si ama tutti quanti. Vi si saluta a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video. Miau miau.